Oltre 12.000 testate in tutto il mondo, di cui 2.100 in stato di massima allerta operativa, cioè pronte per essere usate. A quasi 80 anni dai bombardamenti atomici che rasero al suolo le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, l'incubo nucleare continua a incombere sul mondo. È di ieri il nuovo pericoloso avvertimento del leader del Cremlino Putin di ricorrere alle armi atomiche nel caso, ha precisato, di minaccia critica alla sovranità della Russia. Un avvertimento che è arrivato a poche ore dalla giornata internazionale per l'eliminazione delle testate atomiche, che si celebra oggi, e in cui l'ICAN, l'Organizzazione Globale per l'Abolizione delle Armi Nucleari, rilancia la campagna Italia Ripensaci per spingere il nostro governo ad aderire al trattato per la messa al bando di questi armamenti distruttivi. Mai come in questo momento il mondo sembra sull'orlo di un disastro nucleare ed è per questo che proprio il 26 settembre può essere l'occasione per richiamare il nostro governo all'attenzione su questo tema. Il nostro paese non ha firmato il trattato per l'abolizione delle testate nucleari che sono ancora molto presenti sul nostro territorio, ma più di 100 città hanno aderito all'appello lanciato da chi a livello globale sta conducendo questa battaglia. No alle armi nucleari in tutti i paesi è l'unico modo per un mondo più sicuro. Al momento sono 73 i paesi che hanno ratificato il trattato che dichiara fuori legge le armi atomiche, mentre altri 94 lo hanno solamente firmato. Ma la possibilità di non escludere l'utilizzo dell'arma nucleare è testimoniato anche dal vertiginoso aumento delle spese legate all'ammodernamento degli arsenali, oltre 91 miliardi di dollari nel 2023, una scelta più volte condannata da Papa Francesco.